Secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza, ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazareth, e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore, e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Eccoci carissimi amici, di nuovo buon Natale a tutti! Oggi è la festa della Sacra Famiglia di Nazareth, di Giuseppe, Maria e Gesù! Oggi è la festa di ogni nostra famiglia! Anche se oggi si sente spesso dire che la famiglia è in crisi, ma per noi credenti la famiglia resta una bellezza da celebrare, festeggiare e custodire! Da sempre le famiglie cristiane hanno come punto di riferimento la povera, insignificante e fragile famiglia di Nazareth. Questa santa famiglia ci testimonia e ci insegna che le cose più importanti sono i valori cristiani, come amore, sacrificio, perseveranza, condivisione, sopportazione e speranza. Questi valori vengono praticati e testimoniati nella fede in Dio, nel suo amore infinito e nella sua grande misericordia. Camminiamo sulle orme di questa famiglia per poter gioire anche nella nostra povertà, per poter essere uniti pur essendo diversi, per poter sperare anche nel buio della vita quotidiana. Amici misericordiosi, oggi per i nostri 3 piccoli passi ripetiamo le parole magiche di Papa Francesco. Le conoscete bene, vero? Permesso, grazie e scusa. Tutti le conosciamo, le sentiamo, le ripetiamo pure spesso. Oggi, come figli e figlie, ci tocca fare un passo avanti, a praticarle con il cuore. La prima parola è permesso. Permesso lo dicono i bambini con i genitori o con persone più grandi di loro, oppure, in generale, tutte le persone subordinate con propri superiori. Però, se fosse usato solo in questi casi, ci mancherebbe la libertà e ci dovremmo comportare come servi sottomessi che hanno sempre paura. All'interno della famiglia, la parola permesso ci serve soprattutto per rispettare e dare dignità. Chiedere permesso ai genitori ci aiuta a non sbagliare e a non essere condizionati dalle cose inutili, vane, superficiali. Permesso ci custodisce e ci protegge con la sapienza, l'esperienza e la grazia dei genitori. Allora, anche quando diventeremo maggiorenni, non ci dimenticheremo mai la parola permesso. Superiamo il nostro orgoglio e la superbia per seguire Gesù in libertà dignitosa. La seconda parola è grazie. Da piccoli, quando ci dicevamo come si dice, la risposta era sempre grazie. Siamo abituati a dire grazie per ogni favore che ci fanno o quando gli altri lo meritano.
Ma grazie è anche una benedizione dal cuore per tante cose invisibili. I genitori non ci amano per i nostri smeriti. I regali, i vestiti e tutto quello che noi riceviamo da loro è tutto per chiaro e semplice amore. Allora, anche noi impariamo a dire grazie, senza aspettare i meriti e favori. Il nostro grazie può benedire, aiutare, incoraggiare, guarire e convertire tantissime persone. Imitiamo Gesù bambino, che sorride e dice grazie nel presepe, in mezzo alla povertà e ai tanti disagi. La terza parola è scusa. È molto difficile oggi chiedere scusa. Oggi ognuno di noi pensa di avere quasi sempre ragione. Chiedere scusa è magico. Chiedere scusa non è perdere la dignità e non ci fa diventare neanche più piccoli. Il vero segreto di chiedere scusa è la liberazione del cuore. Anche se non sappiamo se la colpa per gli errori sia la nostra o degli altri, chiedendo scusa ci possiamo liberare il cuore dalle preoccupazioni, paure e ansie. Così facendo, il nostro cuore non sarà più un accumulo di dispiacere, rancore e tristezza, ma avremo un cuore libero e sano. Chiediamo scusa, dimentichiamo il male. Con queste tre parole possiamo trasformare le nostre famiglie nelle famiglie sante e gioiose. Tanti auguri per la festa della famiglia, un caro saluto a tutti i genitori e nonni e un bacione ai nostri amici misericordiosi. La Santa Famiglia ci protegga sempre!